E quindi finalmente è arrivato iOS 13, anzi è arrivato anche iOS 13.1 che abbiamo aspettato per registrare questo video, è arrivato iPadOS 13.1 e insomma adesso siamo tutti pronti per trarre un po' di conclusioni su questa nuova versione del sistema operativo di Apple, una nuova versione che in realtà io sto utilizzando più o meno da giugno, da quando è uscita la prima beta pubblica, perché in questa versione arrivano tante piccole novità che personalmente aspettavo davvero da tempo. Non sono le novità forse che ci si aspetterebbe, non è la dark mode o tutte quelle altre cose su cui Apple ha puntato molto il dito, perché come ho scritto nel titolo di questo video, le novità che più mi sono piaciute, che più mi interessano personalmente di iOS 13 non sono quelle che sono state tanto declamate a gran voce, quanto tante piccole migliorie che secondo me vanno davvero a migliorare la vita quotidiana degli utenti, o almeno di me, nella mia personalissima opinione. In questo video cercherò un po' di tirare le somme, quindi una sorta di recensione di iOS 13, cosa c'è di nuovo, cosa c'è di buono, cosa c'è di meno buono, cosa manca, e poi mi direte insieme cosa ne pensate di questa nuova versione del sistema operativo di Apple. Ma adesso bando alle ciance, sigla. Benvenuti a tutti gli amici di mobileworld.it. Come accennato nell'introduzione, in questo video cercherò un po' di tirare le somme di questo iOS 13, raccontarvi rapidamente cosa c'è di nuovo. Per maggiori dettagli vi rimando all'articolo completo che trovate nel link qui sotto in descrizione e poi soprattutto nella parte finale vi dirò cosa mi è piaciuto di più di questa nuova versione. Quindi prendo in mano il mio iPhone con iOS 13.1 e andiamo a partire con uno sguardo alle nuove funzioni. Ovviamente la prima funzione di cui è doveroso parlare perché è sicuramente la più evidente è la modalità scura. Come ormai forse saprete, la modalità scura può essere attivata facilmente dal centro di controllo oppure si può programmarne l'attivazione a un certo orario del giorno. L'orario del giorno è molto comodo da utilizzare perché ovviamente la modalità scura è particolarmente indicata nelle ore notturne perché affatica meno la vista. Ma l'altro grande vantaggio della dark mode è la possibilità di farci risparmiare un po' di batteria a patto che ovviamente utilizziate un iPhone con display OLED. Due parole al volo sulla modalità scura. Mi piace tantissimo, è stata implementata veramente bene in pieno stile Apple con una grandissima attenzione ai dettagli. C'è tutta una nuova palette di colori che è leggermente diversa da quella della modalità chiara. A colpo d'occhio magari non ci fate neanche caso, ma per esempio il blu dei menu è leggermente diverso tra modalità chiara e modalità scura. Tutte queste finezze sono quello che ci si aspetta da Apple, e sempre tra le cose che ci si aspettava e che per fortuna è arrivata è che la modalità scura non è disponibile solo nelle app di sistema, ma anche ad applicazioni di terze parti che la implementeranno man mano tramite le nuove API che quindi permettono di scurire l'interfaccia. C'è già chi lo ha fatto, Twitter ad esempio lo ha fatto, ma ancora di più una vera finezza che ho scoperto spulciando un po' leggendo online sono le WebKit API per la modalità scura, ossia Apple dà a disposizione anche delle API per il rendering dei siti internet e quindi chi vuole, chi ha un sito particolarmente chiaro per esempio, può implementare la modalità scura anche sul proprio sito internet che quindi viene renderizzato in maniera diversa a seconda che su iPhone si attiva la modalità chiara o quella scura. Potete fare velocemente una prova con Twitter oppure con Emojipedia, che sono due dei primi siti che supportano questa modalità scura. Proseguiamo con Foto. Foto è un'applicazione che è stata veramente rinnovata tantissimo. La novità più evidente è nella galleria fotografica, ossia in come le foto vengono mostrate, perché adesso ci sono quattro tab, perché gli scatti vengono racchiusi, raggruppati per anni, mesi, giorni e poi un ultimo tab con tutte le foto. Nonostante possa sembrare un semplice raggruppamento, in realtà è una divisione fatta molto bene perché mantiene lo spostamento nel tempo. Cosa vuol dire? Che se io vado a un determinato mese, poi spostandomi nei giorni e spostandomi poi in tutte le foto, vado a vedere le foto di quel particolare mese, anche se in realtà parlare di mese generalmente non è esattamente corretto perché ogni mese viene ulteriormente suddiviso in eventi, ossia in periodi del mese che vengono
vengono raggruppati a seconda tendenzialmente della posizione geografica, ma anche magari di particolari festività, penso ad esempio a Natale, oltre alla galleria fotografica ci sono tante altre novità all'interno dell'applicazione foto che vanno a coinvolgere l'editor fotografico. Perché con questo nuovo iOS 13 sull'editor delle foto è possibile regolare l'intensità di tutti i singoli filtri, quindi andare ad avere un controllo molto più granulare su come andiamo a modificare la foto e soprattutto, che è una delle cose che ho apprezzato di più di questo nuovo iOS 13, è la possibilità di andare a modificare video con un editor video integrato direttamente nel sistema operativo. C'era già un editor video ovviamente, ma questa nuova versione dell'editor è veramente molto più completa, permette di applicare filtri, applicare effetti esattamente come facciamo con le foto ad interi video, oltre che fornirci la possibilità di raddrizzarlo, ritagliarlo e così via. Veramente tanta roba, è veramente una gran comodità avere la possibilità di modificare i filmati direttamente dallo smartphone prima magari di condividerli. Inoltre un'altra grande novità di foto che mi è piaciuta moltissimo e che forse diventa una delle mie funzioni preferite di iOS 13 è la ricerca migliorata, che adesso va quasi a fare concorrenza a Google Photo, perché è possibile affiancare due termini, quindi io posso cercare ad esempio cane Firenze per cercare le foto di cani che ho scattato a Firenze, posso anche andare a selezionare un volto per cercare tutte le foto relative a quella persona e aggiungerci delle altre parole chiave che andranno a filtrare ulteriormente la ricerca, come ad esempio un luogo geografico, ma anche qualcosa come cane, spiaggia e così via. Veramente molto migliorata la ricerca, al punto che sinceramente sto pensando di abbandonare definitivamente Google Photo per passare a una gestione completa dei miei file tramite iCloud. Un altro grande aggiornamento è quello dell'applicazione Mappe, che adesso mostra molti più dati, molte più informazioni, ma integra anche una serie di piccole migliorie nell'interfaccia utente che devo dire ho apprezzato molto. Un esempio, quello di salvare dei preferiti, quindi banalmente casa, lavoro, ma anche, non lo so, la palestra o casa di un amico e così via, per avere questi luoghi di interesse sempre a portata di mano, a un clic di distanza. Un'altra grande novità di Mappe è ovviamente la modalità guardati intorno, che è la risposta di Apple a Street View e che funziona veramente molto bene. Potete vederla in azione cercando alcuni luoghi in America, perché la funzione ovviamente è attiva in America, in alcune zone in realtà degli Stati Uniti, neanche dappertutto. E la cosa che mi piace molto dell'implementazione di Apple è che la strada, quindi la modalità guardati intorno, appaia come una sorta di pop-up, lasciando però la cartina in sottofondo. In questo modo è possibile spostarsi facilmente sia da guardati intorno sia dalla mappa vera e propria, e quindi è tutto molto più facile per capire come ci si sposta. Ovviamente guardati intorno è una funzione che da noi arriverà tra un po', quando Apple avrà finito di mappare il mondo come ha fatto Google con Street View, ma al di là di guardati intorno devo dire che verso Mappe io muovo una grande critica, perché è davvero impossibile che sia ancora così acerba all'infuori degli Stati Uniti rispetto a Google Maps. Avrei voluto utilizzarla perché mi piace molto questo aggiornamento a livello di esperienza utente, però sinceramente che ancora non fornisca neanche le informazioni dei mezzi di trasporto di Milano mi sembra veramente un po' eccessivo. Insomma, Apple dovrebbe darsi una svegliata con Mappe. Ma andiamo avanti e passiamo alle nuove animoji: topo, polpo e mucca, ma soprattutto alle memoji e alla possibilità di personalizzarle con tantissimi elementi in più, che vanno dai piercing, accessori, a veramente una marea di customizzazione in più. Ma soprattutto, che è decisamente la cosa che amo di più dei memoji con iOS 13, la possibilità di utilizzare i propri memoji come sticker su Telegram, WhatsApp e le varie app di messaggistica è una cosa di cui sto decisamente abusando, e nella chat dell'ufficio se ne sono accorti. Andiamo avanti e passiamo a comandi o shortcut, a seconda di come vogliate chiamarlo, che adesso è un'applicazione di sistema e che con iOS 13.1 integra anche un nuovo tab chiamato automazione. Cosa sono le automazioni? Sono per l'appunto delle automazioni, ossia delle azioni che vengono eseguite quando si verificano determinate condizioni. L'esempio più tipico è: arrivo a casa, accendi il wifi.
Una cosa che non avevo capito e che ho sperimentato sulla mia pelle è che le automazioni non vanno effettivamente ad eseguire l'azione, ma quando si verifica la condizione, ad esempio arrivo a casa, appare un pop-up in cui c'è l'azione che dovrebbe eseguire e il tasto esegui. Quindi è comunque necessaria un'interazione da parte dell'utente. Un'altra applicazione che è tutta nuova è quella dei promemoria, che guadagna appunto una grafica completamente rinnovata, ma anche tante funzioni in più. Una delle mie preferite nuove funzionalità è la barra in basso, la barra degli strumenti, che ti permette di aggiungere al volo data, ora, un luogo, di contrassegnare il promemoria o di aggiungerci un allegato, quindi che rende la gestione e la creazione dei promemoria molto più immediata. Mi piace moltissimo la possibilità di interpretare il linguaggio naturale, quindi se io scrivo registrare video iOS 13 oggi alle 10, lui mi suggerirà automaticamente come data e come orario oggi alle 10, andando a capire che si tratta di una data e un orario. E mi piace anche la suddivisione degli elenchi smart, quindi sostanzialmente con il nuovo promemoria tutti i reminder che creiamo vengono suddivisi in oggi, programmati e contrassegnati a seconda se appunto è arrivato o meno il giorno in cui sono in scadenza, se sono stati contrassegnati con un'etichetta e così via. In tutto questo marasma di nuove funzioni, nuove applicazioni, non ci dimentichiamo ovviamente delle migliorie sotto il cofano, che in questo caso con iOS 13 riguardano soprattutto l'apertura delle applicazioni, che adesso dovrebbe essere fino al 2 volte più veloce, e lo sblocco del Face ID, che dovrebbe essere fino il 30% più veloce. In particolare lo sblocco del Face ID, posso dire che effettivamente è sensibile la differenza, nel senso che si nota quando passate da iOS 12 ad iOS 13. Un'altra novità in termini di performance sono le app più leggere e quindi più veloci da scaricare. Tuttavia questa è una funzionalità che arriverà solo in seguito. Apple indica ottobre, io credo che sia anche perché gli sviluppatori dovranno aggiornare in qualche modo la propria applicazione per renderla compatibile con questa sorta di compressione che Apple ha realizzato, quindi staremo a vedere. Con iOS 13 arriva anche la possibilità di scaricare font esterni installabili anche dall'App Store, una cosa che veramente non mi aspettavo, ma ben venga. E arriva il supporto ai controller di Xbox e PS4, una cosa particolarmente interessante perché, dato che ci troviamo in App Store, ovviamente è doveroso ricordare che con iOS 13.1 è disponibile per tutti Apple Arcade, il nuovo servizio in abbonamento di Apple per giocare a tutta la libreria dei videogiochi selezionati a soli 5 euro al mese, su cui non mi soffermo perché il buon Lorenzo ha già dedicato un video ben approfondito su Apple Arcade, che vi lascio qui sotto in descrizione e che trovate in questo momento anche in sovrimpressione. Tra le altre app che sono state rinnovate c'è anche Note, che adesso integra una nuova vista a galleria utile per trovare a colpo d'occhio le note con immagini. Ma soprattutto un'app che è stata molto migliorata è Safari, che adesso introduce un gran numero di novità e che diventa un browser veramente più interessante rispetto al passato. In primo luogo perché integra un download manager, quindi c'è la possibilità di scaricare sostanzialmente qualsiasi cosa seguendo un tap prolungato e quindi salvare immagini, video e così via e vederli scaricare direttamente dal download manager che si trova in alto a destra. Ci sono poi le impostazioni personalizzate per ogni singolo sito, quindi possiamo scegliere ad esempio di vedere un sito sempre in modalità desktop oppure di vederlo sempre in modalità di lettura, e inoltre possiamo scegliere per ogni singolo sito se concedere l'autorizzazione a fotocamera, microfono e posizione. E se stiamo leggendo un lungo articolo e vorremmo prenderci degli appunti, adesso possiamo eseguire uno screenshot che non va a salvare solo la schermata attualmente visibile, ma va a salvare l'intera pagina web. Veramente molto comodo appunto per prendere degli appunti o anche banalmente per salvare rapidamente delle informazioni e condividerle magari via PDF.
E a proposito di condivisione, con iOS 13 cambia anche il menu di condivisione, che devo dire migliora moltissimo perché aggiunge tante nuove opzioni che soprattutto sono contestuali, quindi variano a seconda del contenuto che state condividendo. Poi, sempre nel menu di condivisione, ci sono delle opzioni per andare a modificare al volo il contenuto che state per inviare. Ad esempio, nelle foto c'è la possibilità di rimuovere la geolocalizzazione e tutti i metadati, veramente delle accortezze notevoli. La cosa che non mi piace del menu di condivisione è la barra dei contatti suggeriti. Non mi piace perché in teoria dovrebbe essere basata sulle proprie abitudini di chat, quindi sulle persone con cui comunichi più spesso. Peccato che si basi solo ed esclusivamente sull'app Messaggi, che io è un'applicazione che utilizzo veramente poco perché sono pochissime le persone con cui mi scrivo su iMessage e che utilizzo principalmente per gli SMS. Dopo questa lunga panoramica di alcune delle funzioni più importanti arrivate con iOS 13.1, vado a raccontarvi quelle che sono le mie funzioni preferite, quelle che davvero mi hanno migliorato la vita nell'utilizzo quotidiano dell'iPhone. La prima è sicuramente la tastiera con Quick Path, ossia la possibilità di scrivere trascinando il dito sulla tastiera invece che digitando le singole lettere. È una cosa che facevo da tantissimo tempo, dai tempi della prima swipe su Android. Tenevo installate su iPhone Gboard e SwiftKey proprio per poter utilizzare questa modalità. Adesso finalmente arriva sulla tastiera di default di Apple. E sempre a proposito di tastiera, finalmente la schermata con le emoji non viene più considerata una tastiera a sé stante, che quindi era presente nel pannello di scelta delle lingue, ma adesso è semplicemente un pulsante posizionato accanto alla barra spaziatrice. Quindi un'altra novità che ho accolto con enorme gioia, per quanto sia una stupidata, è l'animazione nuova del controllo del volume. Veramente non se ne poteva più di quel pop-up gigante che andava a mezzo schermo per indicare quando stavamo alzando o abbassando il volume. Adesso la nuova interfaccia è molto più discreta, può essere controllata anche col dito, e con iOS 13.1 c'è anche la raffinatezza di mostrare un logo diverso a seconda del dispositivo di cui stiamo controllando il volume. Ovviamente non funziona con tutti, ma solo con quelli scelti da Apple, ma ad esempio questo è il logo che appare quando controlliamo il volume con le AirPods connesse. Sempre in tema di piccole novità che ti migliorano davvero la vita, una cosa che su Android, lo ammetto, c'era da tempo e che mi mancava veramente tantissimo da quando ero passato ad iPhone, ossia la possibilità di connettersi a una rete Wi-Fi o a un dispositivo Bluetooth direttamente dal centro di controllo senza dover passare dalle impostazioni. Un'altra gran cosa di iOS 13 è la nuova applicazione Dov'è, che racchiude in sé le due applicazioni Trova i miei amici e Trova il mio iPhone, che diventano quindi un'unica cosa, ma che soprattutto anticipa un po' il futuro di tracciabilità dei dispositivi Apple, perché con questa nuova applicazione arriva un nuovo sistema che permette di localizzare anche dei dispositivi che non sono connessi a internet. Come funziona? Semplicemente ogni singolo iPhone, ogni singolo dispositivo dotato di Bluetooth che passa vicino a un altro dispositivo Apple dotato di Bluetooth, ne registra la posizione e la condivide sui server di Apple. Tutto è ovviamente super criptato, anche con un sistema molto interessante che vi suggerisco di approfondire, quindi non c'è timore che possiate condividere la vostra posizione con sconosciuti, ma questo permette ad Apple di salvare sui propri server la posizione dei vostri dispositivi e quindi di farvi sapere dove si trovano, anche se magari non sono raggiungibili con connessione Wi-Fi o rete dati. Torniamo ad iOS 13, un'altra applicazione che è migliorata tantissimo è l'app File, che adesso sembra davvero un file manager come Dio comanda, perché, beh, a parte che ha una nuova cartella download in cui vengono salvati per l'appunto i file scaricati da Safari, c'è la possibilità di creare cartelle, c'è la possibilità di comprimere e decomprimere file, quindi molto comodo se scaricate archivi online, c'è soprattutto la possibilità di collegare delle memorie esterne, quindi veramente molto comodo, specialmente per chi utilizza l'iPad, magari anche per lavoro. E un'altra funzione che sono molto contento di vedere in file è la possibilità di eseguire uno scambio
scan dei documenti, che era una feature che c'era già all'interno di Note, ma che secondo me ha molto senso all'interno di File, perché la gestione tramite Note non mi faceva impazzire. Insomma, provatela, sono sicuro che apprezzerete la possibilità di eseguire uno scan dei documenti direttamente da File. Dulcis in fundo, tra gli aspetti che mi sono piaciuti di più di iOS 13, c'è la rinnovata attenzione di Apple per la privacy degli utenti. Apple ci ha fatto davvero un cavallo di battaglia sulla privacy, e in questo iOS 13 effettivamente mantiene le aspettative con una nuova gestione della localizzazione che vi permette di selezionare se volete condividere la vostra posizione con un'app sempre solo quando in utilizzo, oppure volete far sì che ve la chieda ogni volta. E rimanendo in tema localizzazione, una chicca che mi è piaciuta tantissimo di iOS 13 è il pop-up che appare quando permettete a un'app di accedere sempre alla vostra posizione. Ecco, iOS 13, se un'app chiede molto spesso la vostra posizione, vi ricorda che questa applicazione sta accedendo continuamente alla vostra posizione, vi fa vedere quante volte l'ha richiesta e dove vi ha localizzato, e vi chiede conferma se volete consentire sempre a quest'app di accedere alla vostra posizione continuamente o magari solo quando è in utilizzo. Una piccola chicca che secondo me serve anche a sensibilizzare gli utenti e far capire loro quanto spesso vengano geolocalizzati dalle applicazioni. Infine, sempre in termini di privacy, la mia nuova funzione preferita in assoluto, anche se ancora non ho avuto molto modo di provarla, è sicuramente Accedi con Apple. Una piccola genialata, secondo me. Quindi sostanzialmente un sistema di autenticazione esattamente simile a quelli che Google e Facebook forniscono già, con la differenza che Accedi con Apple vi permetterà di nascondere la vostra mail, di creare al volo un alias per mascherare la vostra mail, e quindi questo alias vi inoltrerà automaticamente le mail all'indirizzo selezionato, ma potrete, quando non vi servirà più, cancellarlo e far sì che intanto il servizio a cui vi siete iscritti non possa più spammarvi mandandovi mail, ma soprattutto in questo modo i servizi non avranno mai la vostra mail reale, perché la mail è uno degli elementi più facili da tracciare nel web, con cui più facilmente si riesce a ricostruire l'identità di una persona dai tutti i vari indizi che lascia per la rete. Quindi una finezza veramente notevole da parte di Apple. Attualmente non è ancora molto diffusa, ho trovato che Pocket ha già integrato il nuovo sistema di login con Apple, ma prima o poi arriverà ovunque, perché per le nuove linee guida di Apple, se un'applicazione presente sull'App Store include un sistema di autenticazione di terze parti, Twitter, Facebook, Gmail e così via, dovrà obbligatoriamente includere anche login con Apple. Passiamo quindi alle cose che non mi piacciono ancora di iOS o che secondo me mancano. Non sono moltissime, ma secondo me meritano un po' di attenzione. In primo luogo, come probabilmente saprete, i nuovi iPhone non hanno 3D Touch, e quindi con iOS 13 per tutti arriva l'Haptic Touch. Cos'è l'Haptic Touch? Sostanzialmente un sistema che simula il 3D Touch tramite una pressione prolungata. Quindi per vedere le shortcut delle applicazioni, oppure per vedere un'anteprima delle immagini e così via, adesso sui nuovi smartphone o sugli smartphone in generale che non hanno il 3D Touch basta eseguire una pressione prolungata. Questo è sicuramente una gran cosa, perché porta tutta una serie di funzioni che prima non c'erano anche su modelli che non hanno una tecnologia particolare come il 3D Touch, ma d'altra parte porta con sé una maggiore frustrazione nell'organizzazione della schermata home. Ecco, secondo me la gestione della home è veramente una roba inconcepibile. Io non capisco come Apple possa ancora portare avanti una cosa così confusionaria. Mi spiego meglio. In primo luogo, con iOS 13 diventa tutto più macchinoso, perché tenendo premuto su un'applicazione, prima che appaia la X per cancellarla e in generale l'animazione che fa traballare l'icona per spostarla, appaiono le scorciatoie, e va bene, quindi bisogna tenere premuto oppure cliccare su riorganizza le app e ok. Ma anche quando l'applicazione inizia a tremolare e quindi può essere spostata,
Trovo che la gestione della home sia veramente comunque frustrante, cioè spostare ogni singola applicazione da una schermata all'altra, metterla nelle cartelle, che magari scarico un'applicazione relativa alla fotografia, la voglio spostare nella cartella foto, ma la cartella foto ce l'ho in seconda pagina, l'applicazione sta in ultima pagina e quindi devo trascinarla in giro per le schermate. No, è veramente... Cioè, stancante, io ho un casino sulla home perché non ho tempo da perdere per sistemarmi le applicazioni. Vorrei qualcosa che, numero uno, elimini i buchi nelle pagine, perché quando elimini un'applicazione le altre app non scorrono man mano, ma ti rimangono i buchi nelle pagine. E vorrei un qualche menu di impostazione nel quale posso selezionare un tot di app e metterle all'interno di una cartella, in maniera molto più rapida di come devo fare adesso, trascinandole una alla volta. Mi auguro di vedere una cosa del genere in iOS 14. E poi un'altra mancanza di iOS, che è forse quello che mi manca di più da quando sono andato via da Android, è un multi-window. Non che sia quella funzione fondamentale, perché alla fine non prendiamoci in giro, non lo utilizzi davvero così spesso, ma quando ne avresti bisogno ti rendi conto che non averlo è semplicemente assurdo. Magari hai uno schermo di un iPhone XS Max o di un iPhone 11 Pro Max che è gigante e non puoi neanche affiancare due app per vedere le informazioni da una e riportarla sull'altra. Un esempio stupido: l'altro giorno mi sono trovato a dover mettere una password di un wifi copiandola da una foto, e dovevo continuamente passare dalla foto alle impostazioni per copiare lettera per lettera perché non potevo affiancare le due app sullo schermo. È una mancanza che effettivamente inizia a farsi sentire, e dato che su iPad c'è un multitasking così bello, così fantastico, forse Apple dovrebbe iniziare a pensare di integrare una cosa del genere anche su iPhone. Magari anche questo qui lo vedremo con iOS 14, chissà. Passiamo infine alle conclusioni. Secondo me iOS 13 è un grandissimo aggiornamento, uno dei più importanti che mi sia capitato di utilizzare da quando sono ripassato ad iPhone. Mi sono divertito tanto ad utilizzarlo nel dettaglio per poterlo analizzare in questa video recensione, e penso che sia un ottimo update perché è uno di quegli aggiornamenti che porta con sé un buon numero di novità, come ad esempio la Dark Mode, ovviamente, ma anche la nuova app foto, la nuova app promemoria e così via, ma che oltre ad avere delle grandi nuove funzioni ha anche tante piccole migliorie che vanno a raffinare l'esperienza utente, andando proprio a livellare tutte quelle piccole imperfezioni che magari c'erano sparse qui e lì. E quindi questo qui ti dà l'idea di un'azienda che comunque è attenta non solo a introdurre grandi novità che magari saranno sulla bocca di tutti per un po', ma anche a migliorare nel piccolo, nelle piccolezze quotidiane, l'esperienza utente che si ha utilizzando iOS. Come avete visto in tutto questo video, le mie novità preferite di iOS 13 non sono la Dark Mode, o la nuova app foto, ma tutte quelle piccolezze che vi ho raccontato finora. Fatemi sapere quali sono le vostre novità preferite e, ovviamente, dato che siamo arrivati alle conclusioni, arrivano le solite raccomandazioni. Se siete arrivati fin qui, immagino che questo video vi sia piaciuto, o almeno me lo auguro. Se vi è piaciuto, mettete un like qui sotto e iscrivetevi al canale, magari. Se non vi è piaciuto, lasciatemi un video nei commenti in cui mi insultate e mi dite perché Android è meglio, o magari mi dite cosa ve ne pare, mi dite quali sono le vostre funzioni preferite di iOS 13, come iOS 13 ha migliorato la vostra esperienza utente, tutte queste cose. Insomma, chiacchieriamo un po' nei commenti. Per questa video recensione di iOS 13 è tutto, io sono Giuseppe, vi ringrazio per aver guardato fin qui, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!